Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione di TG Piemonte. Apriamo la nostra edizione serale aggiornandovi sulla situazione in Israele. Questa guerra che sta avendo delle ripercussioni in tutta Europa con un clima di terrore e tensione crescente a livello generale. Nelle stesse ore in cui Biden a Tel Aviv ha incontrato Netanyahu, è continuato a salire il numero delle vittime in Medio Oriente. Intanto in Europa alcune minacce per la presenza di ordigni sono giunte in diversi aeroporti francesi che sono stati evacuati per verifiche. È successo negli scali di Lille, Lione e Tolosa. In Belgio è stato evacuato l'aeroporto di Ostenda. Per la terza volta in 5 giorni, per un'allerta bomba, è stata evacuata ancora la reggia di Versailles. E anche a Roma prove di evacuazione nella scuola della comunità ebraica con un'esercitazione al ghetto. La commissaria UE agli affari interni, Ylva Johansson, ha ricordato che la minaccia terroristica è elevata e può aumentare. E questo vale naturalmente anche per l'Italia. Intanto è emerso che il 45enne tunisino, che l'altro ieri a Bruxelles ha ucciso 2 svedesi a colpi di Kalashnikov, ha trascorsi italiani, persino piemontesi. Era stato fotosegnalato a Lampedusa, ma non aveva riportato il suo vero nome, e durante la sua permanenza in Italia aveva richiesto asilo anche alla questura di Torino, nel 2011, l'anno di arrivo, per poi far perdere le proprie tracce. Tornato in Italia, è stato identificato nel 2016 dalla Digos di Bologna, che lo ha inquadrato come radicalizzato, in qualche modo intuendo la sua potenziale pericolosità. E sempre l'altro ieri a Torino, vi ricorderete, ne abbiamo dato notizia, che un tunisino armato di coltello ha seminato il panico nei pressi della sinagoga, invadendo in arabo e terrorizzando i passanti. Oggi Stefano Pani è tornato nel quartiere di San Salvario per capire il clima che si respira tra chi vive o lavora nella zona. Sentiamo. C'è chi ha paura, chi invece è sereno, ma anche chi è preoccupato in zona San Salvario a Torino per la situazione che si respira vicino alla sinagoga di Piazzetta Primo Levi. Solo l'altro giorno un uomo di 41 anni, tunisino, ha scatenato il panico tra la gente del quartiere, armato di coltello, uno in mano e l'altro in tasca, prima nei pressi della sinagoga e poi nelle vie limitrofe, ha urlato frasi minacciose contro i passanti: "Allah vi ammazzerà tutti, Allah Akbar" e altre parole in arabo all'apparenza incomprensibili. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti di polizia della questura di Torino, che proprio in questi giorni ha rafforzato i controlli antiterrorismo per le strade della città e intorno alla sinagoga. Per fermare l'uomo, che è apparso in uno stato psichico alterato, i poliziotti sono stati costretti a utilizzare il taser. Il 41enne è stato poi trasportato in ospedale per un esame tossicologico. Il suo appartamento è stato perquisito, ma non è stato ritrovato nulla che facesse pensare a un suo coinvolgimento in organizzazioni integraliste islamiche. L'uomo è stato denunciato per resistenza. Un video del momento dell'arresto, ripreso dall'interno di un bar, è stato pubblicato sulle pagine social di Welcome to Favelas. Siamo andati nella zona della sinagoga per sentire che aria si respiri anche alla luce della situazione internazionale. Abbiamo raccolto alcuni commenti. Che umore c'è con quello che sta succedendo? C'è paura? Ma io non ho paura perché ci vivo da 50 anni, qua non è mai successo nulla di... Lo so, fanno vedere, sentire, ma io, per me, sono tutte buone persone quelle che incontro e vedo. I delinquenti come faccio a riconoscerli, cioè voglio dire. Così. Comunque va bene così. Per la verità, cioè, l'altra sera è successo un episodio in via Galliari, però stando chiuso in cucina io non me ne sono accorto nulla. Però ieri sera è stata una serata anomala, lavorato quasi zero. Ma non sappiamo se per i primi freddi oppure la partita, però c'è un po' di apprensione. Per cosa, secondo lei? Per la sinagoga, per questa situazione che si respira in giro. C'è paura? Più che paura c'è un po' di preoccupazione. Come si lavora? Allora, noi fino all'altro ieri benissimo, ma adesso non sappiamo, vediamo. La gente ha paura, io anche. La sinagoga è proprio qui vicino, di conseguenza sono i primi ad essere tartassati. Ma comunque viviamo serene ancora. La situazione è male perché questo fatto di guerre che vogliono comandare che uno, che l'altro, non si sa bene, non si capisce niente. C'è paura secondo lei qua in zona? Ma
In zona no, non c'ho paura, però mi dispiace se succede qualcosa qua. Tre condanne a 4 anni e 6 mesi e 3 a 3 anni e 6 mesi sono state chieste dalla Procura di Torino oggi al processo bis sulla costruzione del grattacielo che ospita la sede della Regione Piemonte. Il pubblico ministero Francesco Pelosi ha contestato il reato di falso e delle condotte riconducibili a un peculato che in tutto assomma a 15 milioni di euro su mandati di pagamento per opere mai eseguite e materiale mai entrato in cantiere. Gli imputati sono ex funzionari della regione e rappresentanti di aziende. Gli episodi risalgono al 2014-2015 e per due capi d'accusa, fra cui l'inadempimento di contratto per la fornitura di piastrelle poi giudicate non idonee, il PM ha proposto di non doversi procedere per prescrizione. E ora continuiamo, ritorniamo sull'argomento delle Olimpiadi, perché non si sgonfia la polemica sulle Olimpiadi 2026 e il ruolo di Torino. Il governo favorevole al recupero della pista da bob di Cesana riaccende le speranze sul Piemonte. Intanto continua il rebus sui costi in attesa del dossier. Sentiamo. Continua la querelle degli schieramenti a favore o meno della pista da bob di Cesana nel torinese per le Olimpiadi invernali del 2026 Milano-Cortina. Dopo le recenti dichiarazioni circa un possibile spostamento delle gare all'estero con il rammarico del Piemonte, ora a far tornare a sperare Torino ci pensano fonti del governo. Le risorse disponibili per realizzare la pista di Cortina sono risultate insufficienti, ha fatto sapere una fonte dell'esecutivo. Quindi il governo, nel limite delle risorse disponibili, ha sostenuto sin da subito l'adeguamento della pista di Torino, un'alternativa che per il governo rimane la preferibile. Il recupero dell'impianto di Cesana, che ha ospitato i Giochi Olimpici del 2006, secondo Francesco Avato, presidente della Fondazione 20 Marzo, che si occupa della gestione degli impianti di Torino 2006, avrebbe costi di molto inferiori a quelli previsti per Cortina. Ma l'eventuale scomparsa della pista di Cortina d'Ampezzo dai giochi 2026 continua a far storcere il naso anche al Veneto. Il presidente Zaia ha scritto al presidente del CONI Giovanni Malagò e all'amministratore delegato di Milano Cortina Andrea Varnier. Sarebbe necessario, ha scritto Zaia, affrontare nelle opportune sedi la rideterminazione ai fini di un'equa assegnazione delle discipline olimpiche. Il governatore lombardo Attilio Fontana invece non boccia la possibilità di spostare le gare all'estero. Per Fontana non sarebbe una figuraccia dell'Italia, ma un atteggiamento attento e serio. Mi pare, ha ancora detto, che la scelta del governo vada nella direzione del risparmio e della sostenibilità. Il ministro dello sport Andrea Bodi ricorda che dove fare le gare non spetta al governo, ma è una prerogativa della Fondazione Milano Cortina in accordo con il Comitato Olimpico Internazionale. Il vice premier Antonio Tajani tifa per il Piemonte. Bisogna fare di tutto, ha dichiarato, per far svolgere ogni gara dei prossimi giochi in Italia. Ne ha parlato con il governatore del Piemonte, che si è detto pronto a fare degli investimenti. Per Paolo Zangrillo, uno dei ministri piemontesi nel governo Meloni, l'ipotesi di Cesana è un'occasione che non va persa, è un'importante opportunità. Il Piemonte quindi spera. Infine, presto sarà pronto il dossier dei progettisti di uno studio sullo stato dell'impianto e sui costi per il risanamento commissionato dalla Fondazione 20 Marzo. L'arcivescovo di Torino, Monsignor Roberto Repole, parla ai giovani e scrive loro una lettera. «Ho una grande fiducia in voi giovani», ha scritto. «Penso che abbiate delle potenzialità sconosciute a noi adulti, ma vedo anche che la nostra società fa un'enorme fatica a farvi spazio, a concedervi di costruirvi un futuro vostro, a darvi quelle possibilità che sono state concesse alle generazioni precedenti. Si parla spesso di voi come di un problema invece che come una risorsa», ha continuato ancora nella lettera. «E quando si pensa a voi in positivo, lo si fa solo in termini di profitto economico che si potrebbe trarre dalle nuove generazioni. Da qui l'invito a una serie di incontri da svolgersi con regolarità in cattedrale. Mi piacerebbe che in queste occasioni», ha ancora aggiunto l'arcivescovo, «tu potessi riscoprire senza pregiudizi che cosa sia il cristianesimo, sperimentare che è qualcosa di bello e vitale, che può donarti pace e può cambiare radicalmente la tua vita. L'unica cosa che ti chiedo è un po' di curiosità e un po' di cordialità. La curiosità per chiederti che cosa sia la fede cristiana e come desiderano vivere i cristiani. La cordialità per fare un'esperienza di incontro gioioso con molti altri giovani come te», ha concluso.
E ora cambiamo argomento e parliamo di industria e di nuove tecnologie. Rinascimento Digitale, alla sua quarta edizione, è un'iniziativa promossa da 15 associazioni confindustriali per riflettere sulle evoluzioni della rivoluzione digitale nei diversi ambiti della società. Vediamo il servizio. L'uomo e la macchina non sono più due mondi distinti, qualcosa ormai li unisce indissolubilmente in questo nostro presente e li unirà sicuramente in futuro. Rinascimento Digitale, l'iniziativa arrivata alla sua quarta edizione, ospitata da Unione Industriali e promossa da 15 associazioni territoriali confindustriali per riflettere attraverso un format originale che indaga l'impatto del digitale sul mondo odierno. L'idea è di raccontare come cambia la nostra vita quotidiana, come cambia il lavoro nella collaborazione tra uomo e macchina, sempre tenendo al centro la nostra umanità e il nostro desiderio di essere felici. E le macchine sono state strumento, ci hanno consentito di fare cose che prima non potevamo fare, ci hanno consentito di amplificare la nostra percezione, i nostri sensi e anche la nostra capacità di lavorare, e oggi diventano davvero parte dell'azione lavorativa. L'intelligenza artificiale, l'utilizzo del linguaggio naturale per fare cose con i sistemi informatici. Insomma, sta un po' cambiando tutto, ma probabilmente in direzioni molto interessanti sia per l'economia che per le persone. Non andando a sostituire gli umani, ma aiutandoli a fare di più, a fare di meglio, insomma, in un'ottica di crescita e non di riduzione dei costi, naturalmente. Torino da sempre è presente nella storia dell'aeronautica, dell'aviazione. Avio Aero è da più di 100 anni sul territorio e l'aviazione ne ha 120, quindi Torino da sempre è nella storia dell'aeronautica in tutti i suoi aspetti, quindi dai motori, dall'aeronautica civile, quella militare, allo spazio. Sempre più spesso sentiamo parlare di città dello spazio, proprio perché qui si sono raccolte nel tempo eccellenze e competenze che vanno dal mondo della formazione, la ricerca, le piccole e medie imprese, le grandi aziende che sul territorio stanno investendo, proprio come Avio Aero, che fa parte del gruppo General Electric Aerospace. La città di Torino, l'Environment Park e la Camera di Commercio unite per realizzare in città un sistema del cibo sostenibile e circolare. Il progetto si chiama Local Green Deal e ha l'obiettivo di creare entro il 2024 le condizioni per la cooperazione tra piccole e medie imprese del comparto del cibo e le autorità pubbliche. Prosegue quindi il percorso per la stesura del Climate City Contract, il documento che guiderà Torino verso la neutralità climatica nel 2030. Vediamo. Assessore, un progetto per realizzare in città un sistema del cibo sostenibile e circolare, cosa succederà? Presentiamo uno dei primi tasselli che andranno a comporre il Climate City Contract, che ci guiderà verso la neutralità climatica entro il 2030. Presentiamo, oltre al Local Green Deal, che deriva dal progetto SME for Green, anche il Local Action Plan, che deriva dal progetto Responded. Entrambi i progetti sono due progetti gemelli all'interno della grande banda europeo COSME, sono piccoli passi in avanti legati al sistema cibo circolare, all'economia circolare, alle comunità energetiche, sono pilastri fondamentali per raggiungere la neutralità climatica entro il 2030. Concretamente cosa succederà, cosa cambierà rispetto a prima? Succederà che spiegheremo insieme al terzo settore, insieme alle piccole e medie imprese, come valutare meglio il nostro futuro. Cosa intendo quando dico valutare insieme meglio il nostro futuro? Pensare ad un approccio più circolare sia sul cibo che sulle energie, quindi uno sguardo alle comunità energetiche, uno sguardo a un sistema cibo circolare, un sistema che sia più eco, più giusto, più sostenibile in un'ottica green. Tutto questo avverrà tramite incontri, sensibilizzazioni, in che modo? Allora, la progettualità è già piuttosto avviata, abbiamo avuto tantissimi incontri anche nell'ambito del Climate City Contract, abbiamo già fatto due incontri, un primo incontro con le grandi corporate, poi con le piccole e medie imprese e un altro incontro che si è tenuto il 20 settembre con il terzo settore. Perché nella stesura del Climate City Contract, in cui andremo a descrivere le azioni, gli obiettivi e gli investimenti, tutte e tutti devono essere ingaggiati. Altri progetti in merito, questo è uno dei temi fondanti legati all'attualità che stiamo vivendo. Assolutamente sì, gli obiettivi della neutralità climatica sono al centro di questa amministrazione, esattamente come la riduzione dei gas climartelanti, gli inquinanti, un diritto di accesso al cibo equo, giusto e sostenibile per tutte e tutti, uno sguardo verso il futuro.
E ora torniamo a Torino, anzi a Settimo Torinese, per una notizia triste. Oggi lutto, giornata di lutto per il giornalismo torinese. È venuto a mancare infatti a soli 37 anni Vittorio Savoia, responsabile del settimanale La Nuova Periferia di Settimo Torinese. Da un anno e mezzo collaborava anche con il quotidiano Torino Cronaca. Punto di riferimento del giornalismo locale, ha raccontato con passione il territorio tra cronaca e politica, con un occhio attento sempre alle immagini, perché era anche fotografo. Professionale, dedito al lavoro e sempre presente nei momenti significativi della vita cittadina. Da oggi si sentirà forte la sua mancanza. Penna graffiante, puntigliosa, attenta ai dettagli, Savoia lascia un vuoto incolmabile nella redazione di Via Astegiano. Così lo ricordano i colleghi della redazione di Settimo. E ora voltiamo pagina e parliamo di cultura. La Galleria d'Arte Moderna di Torino apre le porte al genio romantico di Francesco Hayez, cantore del Risorgimento. La mostra sarà visitabile fino al 1 aprile 2024 e organizzata da Fondazione Torino Musei, GAM e 24 Ore Cultura in collaborazione con l'Accademia di Brera. Vediamo. Il talento di Francesco Hayez oltrepassa i 91 anni della sua vita, corre attraverso le epoche e fino al 1 aprile 2024 trova spazio al primo piano della Galleria d'Arte Moderna di Torino. Organizzata e promossa da Fondazione Torino Musei, GAM, Il Sole 24 Ore, la mostra è curata da Fernando Mazzocca ed Elena Lissoni, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Brera. Ma la particolarità della mostra risiede nella presenza per la prima volta dei disegni accostati alla pittura. Nato pittore, lo definivano i suoi contemporanei, proprio per questa sua qualità pittorica altissima, per la capacità di utilizzare una pittura che sembrava nata dall'estro del momento, ma che in realtà i disegni dimostrano sia il risultato di un lungo studio, di una riflessione attenta. E proprio tutti questi disegni, posti finalmente accanto ai dipinti, ci raccontano un Hayez inedito che viene visto qui per la prima volta. 10 sezioni in ordine cronologico, dagli anni della formazione tra Venezia e Roma, dove Hayez si legò a Canova, fino alla prima affermazione a Milano e alle ultime fatiche della maturità. Forse non tutti sanno che il pittore veneziano, famoso per il celeberrimo bacio, aveva destinato a Torino la gigantesca tela intitolata La sete dei crociati, che in mostra occupa una speciale sezione focus. Realizzata in quasi 20 anni, è una delle massime espressioni dell'arte di Hayez. Un'arte resa grande dall'estro del pittore romantico e della sua perenne scissione tra istinto e ripensamento. Attraverso tele, disegni e sculture, dalla mostra emerge un Hayez cantore civile del Risorgimento, di cui Torino fu capitale. Un'epoca lontana nel tempo, ma densa di valori che possono ancora dire molto alle coscienze di tutti. Beh, ovviamente se uno ha voglia di essere curioso, di capire, questa mostra parla, ci racconta appunto di come il romanticismo italiano di Hayez sia un romanticismo di effetti, emozioni, di emozioni segrete e emozioni rivelate, grandi operazioni anche espressive, ecco, nel linguaggio dell'Ottocento italiano, che scavalca il meccanismo invece tra virgolette impersonale del neoclassicismo. Per ora è tutto, ma tra pochissimo il TG Sport. Apriamo la pagina sportiva con il calcio. 7 mesi di assenza dal campo, dunque stagione finita per il centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli. Questa la sanzione della Procura federale per la questione scommesse. Tutto sommato una sentenza accettabile. Sentiamo i dettagli. La Procura federale ha raggiunto un accordo con l'entourage di Fagioli, a seguito del quale il centrocampista della Juventus, per la questione scommesse, verrà sanzionato con una squalifica di 12 mesi, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative, oltre a una multa di 12.500 euro per la violazione del famoso articolo 24 del codice di giustizia sportiva, che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da FIGC, UEFA e FIFA. Dunque la squalifica sul campo di 7 mesi. Il 24 maggio 2024 finisce il campionato e dunque la stagione di Fagioli è già finita, ma potrà tornare in campo dall'inizio della prossima, e questo tutto sommato una buona notizia. Intanto Max Allegri, che dovrà convivere per 2 mesi e mezzo prima dei eventuali acquisti di gennaio senza 2 centrocampisti
per le assenze di Pogba e Fagioli, potrebbe contare su Nicolossi Caviglia, il centrocampista valdostano, che in realtà quest'anno non ha ancora avuto minuti all'attivo, ma che Allegri ha voluto restasse alla Juventus anziché andare a giocare in provincia. Dunque potrebbe essere utile in questo finale di 2023, prima appunto degli eventuali acquisti di Højbjerg o di Samardžić nel mercato di gennaio. Intanto una buona notizia per Max Allegri è che potrebbe tornare disponibile Vlahovic contro il Milan, mentre si punta anche a recuperare Chiesa, ma senza rischiare ovviamente eventuali ricadute del centrocampista azzurro. Intanto una buona notizia per Max Allegri arriva dai giornali spagnoli, perché Zinedine Zidane, che quando lasciò la Juve da calciatore disse che preferiva andare in una città dove c'è il mare, andò a Madrid, laddove il mare dista 400 km, sta per tornare per la terza volta sulla panchina del Real Madrid. Dunque non andrà sulla panchina della Juventus, dove spesso è stato indicato come possibile successore di Allegri, ma alla fine Zidane alla Juventus non è mai tornato. Carlo Ancelotti, si sa, andrà ad allenare la nazionale brasiliana, la panchina del Real Madrid resterà vacante. Zidane ha lasciato ottimi ricordi tra i Blancos, sia da calciatore che da allenatore, e sembra che a giugno tornerà sulla panchina dei Blancos. Dunque Allegri tira un sospiro di sollievo, non avrà come antagonista Zidane per una sua eventuale successione sulla panchina della Juventus. Nella notte Tony Sanabria ha segnato il gol con cui il Paraguay ha sconfitto la Bolivia. Una bella iniezione di fiducia per il centravanti del Toro. E intanto dal 1 gennaio sarà cancellato il decreto crescita nel calcio italiano, un provvedimento che coinvolge anche il Torino. Dal 1 gennaio il decreto crescita dia addio al mondo del calcio. Il decreto è una legge che penalizzava fortemente l'utilizzo di giocatori italiani, perché a parità di costo acquistare un giocatore straniero garantiva agevolazioni fiscali alle società italiane di calcio. Il provvedimento di cancellazione del decreto crescita entrerà in vigore dunque dal 1 gennaio 2024 e, oltre a includere i giocatori che arriveranno durante la sessione di mercato invernale, coinvolgerà anche gli ingaggi avvenuti a partire da luglio in poi. Dunque sono i tanti i club ai sentieri del cambiamento, incluso il Torino, che dunque dovrà spendere più soldi per Vlasic, Sazonov e Popa, per acquistare i quali il Torino ha soffrito del decreto crescita. La speranza è che grazie a questo provvedimento di cancellazione vedremo più giocatori italiani in squadra, non solo nel Torino. Invece Granata deve una crescita di condizione dopo le ultime tre partite decisamente sottotono contro Lazio, Verona e Juventus. Ivan Juric in questi giorni alla Philadelphia, proprio di 8 giocatori impegnati con le nazionali, ha cercato di capire e risolvere col suo staff tecnico il problema dell'apparamento dei giocatori che sono stati svogliati, quasi spenti, soprattutto nel derby. Però, a prescindere dai fattori motivazionali e tattici, se le gambe non girano è inutile parlare di schemi. Intanto, buongiorno, sto cercando di recuperare, pare essere al centro difesa Granata. Se non ce la facesse giocherebbe Scurs, che si troverà con l'argentino Lautaro Martinez. In tal caso Sazonov sul centro-destra e Rodriguez a sinistra. Il dubbio principalmente è sul centrocampo, sia se schierare Tamezze a sostegno di Ilic e Ricci con la rinuncia a una sottopunta, nel caso giocherebbe sotto Vlasic alla spalle di Zapata, ma c'è anche la tentazione di sdoganare la coppia Zapata-Sanabria dall'inizio. Però bisogna vedere come torneranno i giocatori dagli impegni con le varie nazionali, soprattutto quelli come Sanabria che vengono da viaggi transoceanici. Nei prossimi giorni ovviamente la decisione di Ivan Juric. E questa era la nostra ultima notizia, chiudiamo anche il TG Sport. Ora ci sono le previsioni del tempo in collaborazione con 3B Meteo e vi auguriamo una buona serata. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, cieli molto nuvolosi o coperti. In montagna, molte nubi con deboli piovigini. In serata, in pianura, cieli molto nuvolosi o coperti. In montagna, cieli molto nuvolosi o coperti. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, molte nubi con deboli piovigini.
Nel pomeriggio, in pianura, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, cieli coperti con piogge battenti.